Ragazzi, buonasera, rieccoci qua con i commenti post partita. Mi sono concesso un po' di pausa durante questa settimana. L'ultimo commento che ho fatto è stato la finale di Champions League. E qui stiamo parlando di nazionale, ormai manca veramente poco al debutto europei 2024. Italia-Bosnia, partita appena conclusa, 1-0 con gol di Davidino Frattesi. Alla fine, comunque, una partita che insomma conta quel che conta. Poi c'è stato anche un altro match finito 0-0 contro la Turchia. Vabbè, comunque, sono amichevoli. Già tutti gli espertoni parlano d'Italia, forse distratta, errori madornali o quante altre cose, non convincenti, insomma. Spalletti ha fatto due esperimenti in questi due amichevoli, prima giocando con 4-3, poi col 3-4-2-1, una sorta di... Anche lì, secondo me, a parer mio, è ancora un cantiere aperto questa nazionale. E i convocati che sono stati ufficializzati giusto lo scorso giovedì. Che vi devo dire? Ma lo so, io quest'anno non sono convinto di fare una strada così lunga in questo campionato europeo. Poi comunque mai dire mai, però il miracolo è già stato fatto 3 anni fa e lì sinceramente ero davvero convinto che potevamo andare fino in fondo e addirittura vincere il trofeo. Non era una cosa impossibile, infatti così è successo. Per il semplice fatto che Mancini aveva già la nazionale in mano da almeno 3 anni, quindi ha già avuto modo di trovare una quadra, c'era una sorta di base, no? Di squadra, c'erano dei senatori per così dire, no? Chiellini, Bonucci e quant'altro, c'era anche Immobile, anche se non ha fatto chissà che cosa, c'erano tutti i giocatori che bene o male erano fissi, poi Spinazzola che sembrava il terzino più forte, poi quando si è infortunato sembra che l'Italia non ha più trovato gioco, e poi Barella, che adesso purtroppo è ancora un po' acciaccato, quindi è stato comunque convocato. Quest'Italia cosa c'ha di zoccolo duro per intenderci? È tutta una sperimentazione. Reteghi, anche lì, lui è da poco che è nazionale, quindi è l'unico che sta segnando, a parte stasera che è subentrato Scamacca. Scamacca si cerca di trovare un leader, diciamo, per chi può segnare, per chi può essere il nostro bomber, difficile, difficile di questi tempi. Sicuramente a centrocampo, Frattesi, al di là del gol, ma secondo me è una certezza, perché al di là di ciò, che riesce a trovare anche il gol, comunque sempre, lotta sempre in mezzo al campo, sicuramente un buon sostituto di Barella per il momento, ma sicuramente potrebbe giocare anche assieme a Barella. I giocatori che mi convincono poco sono gli stessi, Jorginho, che boh, non lo so, la difesa non lo so, io non ho ben capito Spalletti cosa vuole fare con questa difesa, se schiererà la 3, schiererà la 4, chi sono i veri titolari di questa difesa? Acerbi è rimasto a casa, ragion per cui io penso Bastoni sia titolare fisso, così come uno tra Buongiorno e Gatti forse, Gatti che è stato convocato soltanto perché sia Scalvini che Acerbi sono KO. Comunque, al di là di ciò, non vedo un'Italia compatta dal punto di vista di un gioco, di cercare di capire le posizioni. Puoi puntare su Chiesa, puoi puntare su chi vuoi, però secondo me quest'anno le mie predizioni sono che secondo me se passiamo il turno lo passiamo come migliore terza, secondo me, nel girone. Questa è la mia previsione e se va bene arriviamo agli ottavi, dopo gli ottavi, io questa Italia qua non ce la vedo che va così avanti. Spalletti, non lo so, non mi convince, poi vabbè tutto può succedere, comunque l'Italia è sempre stata una nazionale outsider. Questa sera non si può dire che ha giocato peggio uno piuttosto che ha giocato peggio un altro. Di Marco ha fatto quell'errore lì verso la fine, un passaggio indietro, insomma,
Le amichevoli si affrontano in maniera diversa rispetto alle partite ufficiali, quello già lo sappiamo. Adesso la prossima partita contro l'Albania, sabato. Chi lo sa cosa riusciremo a combinare. Io non sono del tutto certo che di fare una lunga strada, però sicuramente io ci spero, ovviamente tutti ci speriamo, di fare un campionato europeo importante, quantomeno di non fare una figuraccia, anche perché siamo comunque campioni in carica, devo comunque difendere il titolo. Poi ricordiamoci che abbiamo anche la Spagna nel girone e la Croazia che comunque è sempre tosta. Così come anche l'Albania, non è che mi fido più di tanto, insomma, più che dell'Albania dei nostri, piuttosto che di Spalletti. Vediamo, io sta nazionale la vedo ancora in pieno cantiere, ditemi voi la vostra opinione. Secondo me questa Italia non può fare tanta strada, poi anche in altre nazionali, chi lo sa, chi potrebbero essere le favorite. Ma comunque, ormai i test sono finiti, settimana prossima si comincia ufficialmente. Speriamo in bene comunque. A presto ragazzi, iscrivetevi al canale, Forza Azzurri, vediamo di non fare una brutta figura, tanto quanto, almeno quello. Statemi bene, ci vediamo presto, ciao.